bisogno di giustizia. Lui ha bisogno di giustizia. Ma anche noi abbiamo bisogno di giustizia. Noi vogliamo che questo processo si concluda con la condanna dei colpevoli e soprattutto vogliamo che la verità emerga, è una verità terribile, è una verità che stanno ricercando anche i magistrati di Palermo nel famoso processo della trattativa. Quindi io prima di congedarmi, non voglio aggiungere molte altre cose, innanzitutto voglio ringraziare il sindaco, ma ci sono tutti i contrari, questi racconti, ringraziare all'inizio, ringrazio alla fine, il sindaco di Maddaluni e Lucia, rivolgo un saluto deferente a tutte le autorità, ai carabinieri, all'esercito, alla Guardia di Finanza, ai vigili urbani, a tutte le autorità civili, al prefetto, al questore, e un saluto particolare agli studenti di cui io mi sento un po' garante, mentore, perché vorrei ritornare a essere studente, vado volentieri nelle scuole a portare modestissimo messaggio, perché essendo stato io l'ultimo dei magistrati italiani, nel senso che non avevo grandi meriti, grandi capacità, però detto questo vi posso dire che un paese può vivere senza benessere, ma non può vivere senza legalità e senza la giustizia. Questa è la verità, cioè la giustizia e la legalità sono il pilastro, diceva Aristotele, di un paese. Se viene meno la giustizia e la legalità, il paese si disgrega.